Buonasera, sono le 22:30, è da poche ore terminata la gara tra il Gladiator e il Messina. Abbiamo al telefono per una videointervista il presidente Lazzaro Luce. Buonasera, presidente. Buonasera Mario, buonasera, salve. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Buonasera. Allora, in definitiva, io innanzitutto la ringrazio perché dopo una pesante delusione, quella che è stata oggi, dove vedere la Serie D a portata di mano e poi lasciarla, certo, le fa onore questa intervista, sinceramente. Abbiamo preferito soprattutto farla a distanza perché adesso, diciamo, con un animo un poco più sereno, si può meglio valutare la sconfitta o la mancata vittoria faccia lei. Ecco. L'amarezza è tanto, Mario, è chiaro che diciamo, siamo usciti dal campo veramente un po' delusi da questo diciamo, doppio confronto con Messina che valeva la Serie D. Adesso con calma, ma soprattutto dopo aver più volte rivisto su una emittente diciamo, napoletana le immagini, devo dire che il rammarico è ancora più grande perché si è visto così nettamente due rigori veramente negati. L'uomo sul quale Pizarro ha fatto quella sciocchezza era già ammonito, il suo fallo, diciamo, che ha provocato la reazione di Giovanni, era un fallo già anche quello da ammonizione, quindi sarebbe potuto ripartire da 10 contro 10. E poi un arbitro che non ha saputo governare l'ostruzionismo sfrenato messo in campo da questi calciatori, diciamo, o pseudotali, saranno pure bravi. Io non li ho visti tali nella partita con Messina, a Messina perché onestamente non è che mi hanno particolarmente impressionato. Certo, dei buoni nomi, un grande portiere, due buoni esterni baschi, ma poi io direi veramente poca roba. Una squadra che sicuramente alla portata del Gladiator, e qui si aumenta un po' ancora il rammarico perché noi abbiamo creato, diciamo l'altra volta, sicuramente quante occasioni ne hanno create loro senza mai ostruire neanche per un secondo il gioco. Loro invece sono venuti qui a far consumare 20 minuti di gioco effettivo perché poi tutto il resto è stato solamente sceneggiate varie, insomma, e impedimenti al calcio. Purtroppo in Italia va molto di moda questa cosa e quindi anche nelle categorie dei dilettanti si vivono queste esperienze, la gente paga, va allo stadio per vedere spettacolo, invece vede questi giovanottoni che si buttano per terra senza un motivo, insomma, senza niente. Quindi, diciamo che l'arbitro non è stato in grado di tenere, sicuramente la partita non è stata all'altezza, perché tenete conto che è stata ferma 20 minuti la partita per interruzioni varie, sospensioni, eccetera, eccetera. Il primo tempo ha dato 2 minuti di recupero, il secondo tempo ha finito la partita al 43esimo, quindi non ha fatto neanche scattare il 45esimo ed è scappato via dal campo. Quindi non ha recuperato neanche il pallone. Appena finita la partita è scappato via. Veramente uno, credo, come minimo, veramente non dovrebbe più arbitrare, perché veramente è un indegno proprio di questa categoria. Però adesso smettiamola con rammarica e pensiamo che loro hanno fatto un gol all'andata sul rigore, seppur inesistente, noi ne abbiamo fatto zero all'andata, loro ne hanno rifatto uno qui e noi zero, quindi diciamo. Certo, però, se fossero andati almeno uno di quei due palloni nei primi 5 minuti, si sarebbe visto tutta Guardi, un'altra io avevo partita. detto questo mezz'ora prima dell'inizio della partita alla squadra, li ho fatti lavorare in pace, li ho messi in un ritiro belli tranquilli e non ho voluto neanche disturbarli né ieri né oggi né stamattina. Ci ho parlato mezz'ora prima dell'inizio della partita, 45 minuti prima, ho detto ragazzi, questa partita si giocherà nella migliore delle ipotesi una quarantina di minuti, ero stato anche un po' troppo ottimista. Si è riusciti a far gol subito, la rimettiamo in parità e poi ce la giocheremo perché loro si dovranno un po' più aprire e noi potremo fare le nostre classiche ripartenze. Quindi state calmi, abbiate pazienza e soprattutto cercate di far gol nei primi minuti. Tant'è che noi credo nei primi 20 minuti abbiamo avuto almeno 4 palle limpide con Giulio Russo, con Rima, con Russo ancora. È un po' per bravura del portiere, con Noviello. Colpo di testa, veramente l'unica volta nella quale il portiere è sembrato battuto, è uscito veramente per un niente, ha fatto la barba al palo il pallone. È un po' anche, diciamo, vogliamo dirla tutta anche un po' di sfortuna, perché il primo tempo noi non abbiamo mai subito tranne una rimessa,
Ma il secondo tempo poi abbiamo subito il gol e questo è due espulsioni diciamo abbastanza discutibili, ma soprattutto non l'abbiamo messa dentro al primo tempo. Perché anche tra l'altro, anche al 22esimo con la sciocchezza e il bizzarro del secondo tempo, la partita era ancora tutta lì, mancava ancora mezz'ora, insomma, quindi forse non con quella sciocchezza avremmo potuto comunque giocarcela fino all'ultimo, insomma, magari spostando un po' la squadra, avanzando ancora di più in attacco per cercare il gol, forse li avremmo messi ancora un po' più in difficoltà, però è andata così, è andata male, mi dispiace per i ragazzi, ho dovuto stare lì allo stadio a consolare io tutti i miei ragazzi veramente delusi che hanno lasciato tutti in lacrime il campo e ce l'hanno messa tutta, non ho nulla da dire sul piano dell'impegno, della professionalità dimostrata, sull'attaccamento alla maglia, non ho nulla da dire, non ho nulla da dire al tecnico il quale ce l'ha messa tutta, ha fatto quello che poteva fare, insomma. Certo, Naturalmente, Presidente. quando non si vince, cioè, è sicuramente qualcosa da rivedere perché sicuramente saranno stati anche commessi degli errori. Da questo da domani in poi ci metteremo sotto e vedremo. Vorrei ringraziare e approfittare che ho seguito una trasmissione su una teleemittente diciamo, locale adesso. Volevo ringraziare diciamo, Pasquale Vittori, il mister del Savoia, che veramente ha detto delle bellissime parole sulla mia persona, sul Gladiator, sul bellissimo campionato che abbiamo fatto testa a testa fino alla fine. Alla fine hanno vinto i migliori, quelli che, come dicevo anche in televisione poco fa, insomma, hanno vinto quelli che meglio hanno coniugato la triade del calcio, cioè squadra, oltre che direzione tecnica, ma soprattutto società, squadra e pubblico. Loro sono una grande squadra, ben diretta, una grande società e un grande pubblico. Quindi evidentemente bisogna riconoscere che in questo girone quest'anno c'erano due grandi squadre, noi siamo arrivati secondo perché abbiamo commesso dell'ingenuità. Loro sono stati più regolari di noi e quindi hanno vinto in prima battuta con merito. E D'accordo, adesso i playoff Presidente. sono sempre un po' una lotteria, i partiti di 180 minuti sono sempre diciamo, un terno all'otto e con tanti sacrifici abbiamo affrontato, abbiamo praticamente visto vanificato qualsiasi sforzo dei tifosi, della squadra e della società per due imbecilli senza palle che si sono presentati prima a Messina e poi qui a dirigere partite di una certa importanza e quindi venire vanificati tutti gli sforzi economici e non solo, che si mette su una società per la incompetenza, diciamo, per non dire altro, di questi due presunti arbitri che ci hanno rovinato una stagione. Allora, Presidente, parliamo adesso un attimo del futuro. Io ho già pubblicato una fotografia che fa vedere i suoi tifosi e ho avuto l'onore di fotografare con me e con altri miei collaboratori alle spalle per far vedere all'Italia intera e all'Europa quanto siano veramente tifosi del loro gladiatore. E poi ho mandato un video in onda su Facebook che lei lo potrà vedere già, praticamente consolandoli dicendo: il presidente Lucia non vi abbandonerà e sicuramente, sicuramente farà di tutto per farvi ritornare a sorridere. Dunque, lei li può far ritornare a sorridere in due maniere, o con un ripescaggio, che c'è la speranza di tutti, oppure eventualmente un titolo da poter trasferire a Santa Maria Capua Vetere. Comunque sia, in tutti e due i casi, lei farà di tutto per far sì che la Serie D possa essere giocata sul campo del Piccirillo. Ma guardi, io diciamo adesso parlare di futuro credo che sia un po' troppo presto, però ho le idee ben chiare su una questione essenziale. Ci sono due momenti essenziali sui quali bisogna assolutamente fermarsi e dirla tutta già oggi. Io non farò mai più un campionato di eccellenza, quindi volevo fare la Serie D, ce l'ho messa tutta quest'anno e non è andata bene. E non farò sicuramente la Serie D se non a Santa Maria, quindi io ce la metterò tutta per il ripescaggio e se non fosse possibile per un ripescaggio tenteremo eventualmente qualche altra strada, naturalmente, però io o è Serie D a Santa Maria o cioè, mi fermo. Cioè, sicuramente non farò un campionato di eccellenza né a Santa Maria Capua Vetere né in un'altra piazza. Certo, Mentre questo. invece
se fosse o se sarà Serie D, in un modo o nell'altro, io confermo che farò la Serie D solo a Santa Maria Capuana. Non sono interessato ad altre piazze, non sono interessato a nulla, sono interessato al Gladiator e a Santa Maria Capovetere a tentare un ripescaggio, magari a vedere se non fosse possibile per un ripescaggio un'acquisizione di un titolo possibile da portare lì. Certo, Presidente, altre soluzioni al momento non ne vedo. Certo, comunque c'è un particolare, lei comunque al nostro comitato campano di starle vicino, vada a parlare, perché sicuramente con il segretario Pastore e l'avvocato Colonna saranno al suo fianco per far sì che se ci fosse un ripescaggio da poter in modo da farsi valere, insomma, in sede nazionale. Ma mi dicono i miei, diciamo, tecnici che lavorano con me che i numeri ci dovrebbero essere, chiaro, i ripescaggi ti costringono poi a fare programmi un po' di corsa. Però a noi non ci interessa, siamo abituati a correre, correremo anche in questo senso. Tenteremo la via del ripescaggio a partire da domani, contattando le persone giuste e praticamente salendo le scale della federazione, del comitato regionale, perché è importante andare lì e cercare di capire se è possibile, se è una strada praticabile o se sono solo dei millantatori che ci stanno evidentemente fuorviando con queste, diciamo, false attese. Io spero di sì, ho avuto dai miei tecnici più volte, diciamo, rassicurazioni che con questa finale io sarei già stato in Serie D. Non so per come e per quando, perché non capisco i regolamenti, non è il mio mestiere, non so come funzionano i benedetti ripescaggi che sono veramente sempre un pernalotto, però ho avuto più volte rassicurazioni, diciamo, che indipendentemente dal risultato, cosa che dico adesso ma che non mi sono mai permesso di dire, diciamo che noi il Gladiator era già comunque in Serie D avendo conquistato la finale. Nel momento in cui ha conquistato la finale playoff, dice che il Gladiator aveva tutte le, diciamo, certo, le caratteristiche per fare la Serie D. E poi, e diciamo la verità, Presidente, lei al di là di tutto oggi ha donato tutto l'incasso ai terremotati emiliani. Questo le fa veramente grande onore. Ecco. Credo che abbiamo, tra l'altro mi devono confermare domattina l'incasso, ma credo che abbiamo superato i 5.000 euro. Ecco, dare in questo momento 5.000 euro agli emiliani e toglierseli lei, le fa veramente onore con tutte le spese che ha avuto, perché prorogare... Io non li tolgo a me, ringrazio quelli che hanno pagato il biglietto, perché sono stati loro a dare un contributo a queste persone meno fortunate. Certo, però per lei ha fatto due mesi in più, perché ad aprile era finito il campionato, fine aprile. Diciamoci la verità, Presidente. Lei ma questa fa parte del gioco, insomma, uno lo deve prevedere. Noi non l'avevamo previsto, avevamo sbagliato a non prevederlo. E ne paghiamo le conseguenze, ma va bene così. Va bene, lei è un signore. Grazie, anche lei. Io la saluto, augurandole tutto il bene possibile. Grazie, anche a lei, grazie.